Padre e figlio uccisi in Zimbabwe, bocche cucite, rimbalzo di responsabilità all'ambasciata italiana. La politica bassanese si divide sui profughi, convocata una commissione consigliare ad alta tensione sulla situazione migranti. Almeno per 2 anni ha maltrattato i bambini che seguiva in una scuola dell'infanzia, nei guai una maestra d'asilo di 60 anni. Giro di vite sul gioco d'azzardo, senatore Santini annuncia una serie di provvedimenti a tutela delle fasce più deboli. Nutria sempre più aggressive nei nostri argini e all'oreggio attacca anche l'assessore alla protezione civile. Presto l'unificazione delle scuole elementari e medie in un'unica struttura, l'annuncio del sindaco Aldo Maroso. Buonasera a tutti voi telespettatori, in apertura torniamo ad occuparci anche oggi della morte di Claudio e Massimiliano Chiarelli, i due padovani uccisi in Zimbabwe. Claudio Chiarelli era stato in più occasioni ospite nella nostra redazione ed una nostra troupe aveva anche girato con lui un documentario in Africa. Il loro tragico decesso è avvolto sempre più dal mistero, a cominciare dalla stessa ambasciata italiana in Zimbabwe, da cui abbiamo chiesto invano chiarimenti. Resta avvolta nel mistero la morte di Claudio e Massimiliano Chiarelli, padre e figlio di 66 e 29 anni, uccisi domenica pomeriggio in Zimbabwe da 48 colpi di fucile mentre si trovavano in un parco nazionale nel corso di una delle tante operazioni governative anti-bracconaggio che li hanno visti protagonisti. Le immagini che stanno scorrendo sono relative a un documentario girato in Africa da una troupe di Rete Veneta, proprio seguendo l'attività dei due padovani uccisi da fuoco amico. Dalla Farnesina intanto non si sbottonano. Rimaniamo la conferma del decesso, ma non abbiamo ulteriori aggiornamenti. Noi abbiamo provato a contattare anche l'ambasciata italiana in Zimbabwe per capire come si stanno muovendo per risalire all'esatta dinamica di quello che è sempre più un giallo. Difficile pensare un errore, difficile pensare che siano stati uccisi dai loro stessi collaboratori. E parlare con l'ambasciatore è stata una vera impresa. Voi come ambasciata che state facendo? Stiamo offrendo assistenza alla vedova mi prende per contropiede, mi dispiace. Perché noi come solo confermare che sono morti due italiani, ma tutto per qualsiasi altra informazione, per cortesia, se si può rivolgere al servizio stampa del Ministero. Può attendere per cortesia? Sì. Io sono l'ambasciatore De Agostini. Sì, buongiorno. Io ho chiamato per sapere l'ambasciata come si sta muovendo in merito alla morte dei due Chiarelli, padre e figlio. Io la prego di rivolgersi al Ministero degli Esteri. Ma quello che non riesco a capire è perché voi non potete rilasciare nessuno. Perché abbiamo degli ordini di questi, fare così. Avete degli ordini da parte del Ministero? Certo. E il ruolo dell'ambasciata lì qual è quindi? In questo caso le devo dire che si deve rivolgere l'ambasciata al Ministero per richiederlo. Per richiedere cosa? Il vostro ruolo qual è? Lei lo sa qual è il ruolo di un'ambasciata, non c'è bisogno che glielo spieghi. Certo, però si presume che un'ambasciata si muove in una determinata maniera quando succede un episodio del genere. Assolutamente, e lo abbiamo fatto. Cosa? La prego di rivolgersi al Ministero. Viene da pensare che ci sia qualcosa da nascondere, qualcosa o qualcuno da nascondere in merito a questa cosa. Assolutamente no, c'è un servizio stampa al quale abbiamo l'ordine di rimandare tutti i giornalisti. Mi dispiace, ma io con tutta la buona volontà non posso andare a fondo su questo argomento con lei. Che sta facendo l'ambasciata italiana in Zimbabwe per fare chiarezza sulla morte di Claudio e Massimiliano Chiarelli ancora non si può sapere. C'è un rimbalzo di responsabilità che fa pensare sempre di più a un assassinio pianificato. E forti dubbi sulla dinamica dell'uccisione in Zimbabwe dei padovani Claudio e Massimiliano Chiarelli sono sollevati anche dall'amico di sempre Paolo Crespan, che siamo riusciti ad intervistare. Allora sentiamolo. Ok. Paolo Crespan, ore in cui si cerca di ricostruire, di capire quanto è accaduto nello Zimbabwe. Lei intanto ha sentito i familiari di Claudio? Ho chiamato la moglie per sentire, ma è impossibile parlare di quello che è successo perché è un po' sconvolta del fatto della morte del figlio e del marito.
E ho letto però su internet la deposizione ufficiale della Zambesi Valley circa il fatto, e dicono che Claudio e il figlio Max fossero vicino alla macchina quando è successo il fatto, assieme a 6 guardie, a Francesco Marconati, e che altre 3 guardie che stavano cercando i poacher sono arrivati vicino alla macchina e, vedendo una maglia blu, hanno aperto il fuoco, non si sa perché, ma hanno sparato, 48 colpi dichiarati. Ecco, quindi a sparare sarebbero state queste ultime 3 guardie. Le guardie che stavano dando il cambio alle 6 guardie che erano con Claudio Chiarelli. E questa è una circostanza piuttosto strana, perché insomma Chiarelli era conosciuto all'interno della riserva. Sì, era un professionista, un professional hunter dal 1980 in Zimbabwe, era una delle persone più conosciute del Zimbabwe, difatti gli avevano anche dato l'incarico di fare l'anti-poaching all'interno delle riserve del Moana Pools, che è una riserva naturalistica dove non si caccia, ma è solamente una riserva per quanto riguarda la fotografia o per chi vuole vivere nei resort l'Africa. Fatto strano è che era conoscitore dell'Africa, perché è nato in Africa e è sempre vissuto in Africa e sapeva come muoversi nel bush. Per tutti noi che conosciamo queste cose è una cosa tanto tanto strana che sia stato ucciso in questo modo, non capiamo. E torniamo a Bassano, e si annuncia una commissione consigliare ad alta tensione questa sera in comune. Sul tavolo infatti c'è la questione profughi in città. Aggiornamento sulla presenza di richiedenti profughi in città è il secondo punto, il più importante tra quelli all'ordine del giorno della quarta commissione consiliare che si riunisce stasera in via Matteotti, un tema caldo che dopo i recenti nuovi arrivi in città ha rinfocolato polemiche mai sopite. Ad oggi sono circa 65 profughi presenti in città, ospitati da 3 soggetti diversi, c'è Casa Colori, c'è poi la cooperativa Contec e c'è poi la Caritas Vicariale, quindi che è composta un po' dalle Caritas di tutte quante le parrocchie, che ha accolto 5 persone che poi diventeranno 4. Il comune ribadirà la linea dell'accoglienza diffusa, vale a dire cercare nei limiti del possibile di distribuire i richiedenti asilo in luoghi diversi della città, ma anche in altri comuni. In effetti circola voce che prossimamente alcuni profughi potrebbero lasciare Bassano per essere ospitati in comuni vicini. Intanto però stasera non mancheranno le polemiche. Le opposizioni sostengono il sindaco che si era impegnato in consiglio comunale al fatto che non sarebbero più arrivati altri profughi a Bassano, mentre adesso ne sono arrivati altri 5. Ma questo è vero, questi 5 in realtà erano già previsti parecchi mesi fa da parte delle parrocchie che hanno in qualche maniera recepito la richiesta del Papa e del Vescovo, quindi questi io li considero già annoverati di quelli di cui si sapeva. Per il futuro ad oggi non sono previsti altri arrivi, chiaramente però stasera in commissione dovremo anche affrontare il tema di come prepararci alla prossima primavera, alla prossima estate. Ma con la bella stagione, oltre alla possibilità di dover fronteggiare possibili nuovi arrivi, tornerà anche un esperimento che a Bassano aveva dato buoni risultati: impiegare i profughi in lavori socialmente utili. E di profughi si è parlato, tra le altre cose, anche stamattina a Sveglia Veneti, ospiti il bassanese Nicola Finco, capogruppo leghista in regione. Sentite. Un dibattito a 360 gradi sui grandi temi della nostra regione, oggi a Sveglia Veneti, con un occhio particolare anche a Bassano e al bassanese. Ospite di Lucio Zanato e Mirella Tuzzato c'era infatti Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord in regione. Tanti gli argomenti e i problemi trattati anche sull'onda delle telefonate arrivate dai telespettatori, a partire da una questione che sta tenendo banco anche nel bassanese, i profughi. Perché qui noi ci troviamo i volontari come Mirella che si fanno il mazzo per dare dei servizi minimi ai cittadini veneti in difficoltà, ok? Dalle persone malate, agli anziani, ai giovani, ai bambini che magari sono ammalati. E qui abbiamo lo Stato che fa bandi milionari all'interno delle prefetture, milionari, per l'accoglienza di questi profughi, e abbiamo una marea di cooperative che stanno facendo milioni e milioni di euro e qui nessuno interviene. Perché nessuno? Perché la Guardia di Finanza non va a vedere come lavorano queste cooperative, quanti soldi incassano e quanti soldi spendono poi per questi profughi. Tra i problemi del nostro territorio spicca inoltre quello di una rete infrastrutturale che lamenta più di una carenza. Da questo punto di vista, secondo l'esponente del Carroccio, la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta rappresenta una componente basilare per porre rimedio ad un problema che penalizza imprese e cittadini.
Sull'utilità della strada non ho nessun tipo di dubbio, cioè basta pensare, io abito a Bassano del Grappa, da Bassano a venire a Treviso, pensare che ci si deve impiegare un'ora e venti è una cosa assurda, soprattutto tutta la fascia della Pedemontana, in particolar modo anche quella vicentina che è sempre stata scollegata dalle grandi infrastrutture, è una strada che al di là di tutte le polemiche che sono nate in questi anni, è una strada che assolutamente ci vuole sia per il nostro tessuto imprenditoriale e per l'economia anche di questo territorio, insomma. E a proposito del cantiere della superstrada Pedemontana Veneta, sono in arrivo nuove modifiche alla viabilità bassanese. Allora, dal 16 marzo 2016 al 16 marzo 2018 sarà sospesa la circolazione stradale e chiusi al traffico gli svincoli in entrata e in uscita del lato sud lungo la nuova Gasparona nella zona industriale di quartiere Pre. Sul posto saranno comunque segnalate tutte le deviazioni. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo del gioco d'azzardo e ludopatia. Pronta una serie di interventi per regolamentare l'attività. Sentite. Gioco d'azzardo, anche il governo è pronto a contrastare quella che sta diventando una vera e propria piaga sociale, con una serie di interventi mirati a una più attenta regolamentazione, considerando che la dipendenza dal gioco d'azzardo sta coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, una patologia che sta colpendo soprattutto i giovani. In questa legge di stabilità per il 2016, quindi già in vigore, ci sono due interventi importanti. Innanzitutto viene aumentata la tassazione sui proventi dei giochi, quindi secondo, vengono limitate le concessioni, quest'anno è un anno di rinnovo delle concessioni, verranno limitate. Terzo, punto molto importante, viene ridotta la dislocazione territoriale, quindi attraverso la riduzione delle concessioni delle possibilità di gioco, e soprattutto verrà ridotta la pubblicità televisiva e radiofonica, soprattutto avendo occhio ai minori, quindi nella fascia di orario dalle 7 del mattino alle 22 della sera. Quindi questi interventi che hanno tutti la stessa funzione, quella di certo non abolire il gioco, perché il gioco, però regolarlo in funzione anche di un utilizzo più sobrio, di una minore, diciamo così, attrattività indiscriminata, soprattutto di grande attenzione agli effetti sulle persone, in particolare sui minori. E siamo ora alla cronaca con una vicenda terribile accaduta in un asilo del Vicentino, dove una maestra maltrattava i bambini per educarli. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro prossimo servizio. Per almeno due anni ha maltrattato i bambini che seguiva in una scuola dell'infanzia del Vicentino. Nei guai una maestra d'asilo di 60 anni, sospesa dall'esercizio del pubblico servizio di insegnante per 5 mesi, ovvero fino alla fine dell'anno scolastico. I carabinieri del comando provinciale di Vicenza hanno notificato un'ordinanza di misura cautelare interdittiva per maltrattamenti contro i suoi alunni. La donna, abusando delle proprie qualità, teneva costantemente un atteggiamento autoritario e violento nei confronti dei bambini, tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni, insultandoli, usando violenza, minacciandoli addirittura di gravi conseguenze in caso di comportamenti non adeguati. Basti guardare le immagini girate dalle telecamere a circuito chiuso installate dai carabinieri dopo le segnalazioni di alcuni genitori. In un'occasione addirittura, poiché un bambino aveva sputato contro un suo coetaneo, sputava lei a sua volta in faccia all'alunno come metodo di insegnamento, un comportamento che ha portato i piccoli a crisi di pianto, sofferenze fisiche e morali, tanto che si rifiutavano di andare all'asilo. Da qui i genitori si sono insospettiti, sono partite le prime segnalazioni che hanno portato i carabinieri a prendere seri provvedimenti nei confronti della sessantenne. E sono iniziati in Piazza Libertà a Bassano i lavori di sostituzione della rete condotta del metano in corrispondenza della chiesa di San Giovanni. Il tratto interessato va dall'intersezione tra via Bellavites e via Verci fino a via Marinali. Oltre al passaggio in auto è vietata anche la sosta delle auto di fronte alla chiesa. Le modifiche della viabilità sono segnalate con indicazioni di deviazione per l'accesso alternativo a Piazza Libertà di via Mure della Bastion, vicolo Brocchi, via dell'Angelo e via Roma. La fine dei lavori è prevista per il 23 marzo. Ed ora invece andiamo a Cassola, dove si va verso l'unificazione in un solo edificio delle scuole medie ed elementari. 6 febbraio, durante una lezione, alcuni pezzi di intonaco si staccano dal soffitto dell'edificio che a Cassola ospita la scuola media, sede staccata dell'Istituto Comprensivo Marconi. A poco più di un mese da allora gli interventi di restauro sono già terminati e le 7 classi e i loro insegnanti, trasferiti nel plesso della scuola elementare, potrebbero dunque rientrare nell'ex patronato, ma è un'ipotesi che sembra non entusiasmare. Si sono trovati molto bene dove sono, se non altro perché le aule sono molto più grandi di quelle attuali.
Purtroppo c'è la coesistenza, la coabitazione, la promiscuità in questo momento con la scuola elementare, che pur essendo agibili didatticamente entrambi gli ordini di scuola, la promiscuità, come si sa, non è possibile, non è ammessa se non in questa fase di emergenza. In realtà la volontà di creare un polo scolastico è da sempre nei piani dell'amministrazione comunale. Dunque, per certi versi, il crollo di febbraio ha dato un'ulteriore spinta ad un progetto che era già in cantiere. Già dal prossimo anno scolastico, quindi 2016-2017, la scuola media potrebbe trovare posto dove è adesso in situazione di emergenza. Anche se naturalmente mancando i presupposti in questo momento, che saranno realizzati questi presupposti durante l'estate, pensiamo che approfittiamo delle vacanze di Pasqua per fare in modo di spostare tutti i banchi nell'ex patronato dove trovava sede prima e rientrerà per i 3 mesi finali di quest'anno scolastico nell'ex patronato. Dopo ci sarà posto lì. Ed ora parliamo di nutrie, sempre più aggressive nei nostri argini. Guardate cosa è successo a Loreggio domenica scorsa. Punzecchiando dentro questi buchi ci siamo trovati con sorpresa due nutrie che ci hanno voluto far vedere che quello era il loro territorio e ovviamente poi siamo scappati, questo dato di fatto. Disavventura per l'assessore alla protezione civile di Loreggia, Livio Genesin. Domenica era sull'argine del Muson dei Sassi per il periodico controllo degli argini quando due grosse nutrie, disturbate dai controlli, lo hanno aggredito prima di scappare in acqua. Guarda, c'è un passaggio, Queste sono le immagini riprese domenica durante i controlli da parte di un operatore della protezione civile. Le nutre scavano profonde buche sugli argini, mettendone a repentaglio la stabilità. È una situazione fuori controllo. Le nutrie non aspettano che la burocrazia faccia il suo corso, che gli enti si rimpallino le responsabilità. Dobbiamo intervenire. La regione deve intervenire, ha la competenza in questo momento e deve fare un grande piano di eradicazione di questo roditore. Dopo le alluvioni degli scorsi anni, la regione ha stanziato e messo in opera numerosi lavori per la sistemazione degli argini, opere che però rischiano di essere inutili se non si interviene contro le nutrie. Malgrado gli interventi che sono stati fatti dalla regione, e ringrazio la regione per questi interventi, rischia di essere vanificato tutto proprio perché le nutrie ristanno scavando questi argini, soprattutto nei punti più ammalorati, e quindi siamo in pericolo di nuovo. Il giallo dei due padovani, padre e figlio uccisi nello Zimbabwe, tra i fatti in discussione questa sera a Focus, quindi non perdete l'appuntamento a partire dalle 21.05 con il nostro direttore Luigi Bacialli. Ci saranno Leonardo Padrin, Gennaro Marotta, Cristiano Corazzari, Jacopo Berti, Deborah Varaschin, Carlo Bragagnolo, Mirko Gastaldone e Alessandro Vianello, e come sempre anche voi telespettatori potete partecipare da casa inviando i vostri sms che saranno poi letti e commentati durante la diretta. Ora vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio dell'attenzione. Arrivederci. Uno per tre e tre per uno perché insieme noi usciamo sempre dai guai. Le previsioni per domani: alternanza di nuvole e schiarite, precipitazioni, probabilità bassa, in prevalenza assenti, fino al primo mattino localmente qualche pioggia e oltre le quote collinari qualche nevicata. Temperature in calo rispetto a ieri, salvo aumento dei valori notturni in pianura. La terra, dall'ombra del...